a me o al cittadino, al bambino, per dare quattro zarre. Allora ce l'aveva le aree verdi, gliel'ha mangiato il capite, c'era un bosco di gioia. No, consigliere Senesi, io ringrazio i consiglieri per gli interventi e i contributi. Il testo vuole essere un stimolo della politica dell'amministrazione comunale che dà presente questa urgenza. Non è individuata l'area, proprio perché è sicuramente con gli uffici tecnici, ho avuto prima di notare che dentro poi c'è questa destino, sono informata come cittadina. Sono stati definiti le aree tali, effettivamente anche se non c'è nulla sulla carta, c'è questa volontà di realizzarlo, quindi per me questo è un passaggio fondamentale per aprire la strada verso questa realizzazione di aree tali. Nella politica degli alberi, però che sia una priorità, perché la convivenza tra le famiglie e i parlamentari deve essere tutelata. Tra l'altro qua c'è spesso i parlamentari sono anche mamme con bambini. È inutile che facciamo creare pensioni, il compito della politica anche nel dire di quelle cose è governare e prevedere la dove si fa creare. Io interpreto questa mozione semplicemente come un contributo al miglioramento della Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 26, contrari 8, astenuti 1. Approvato. Passiamo al punto numero 3, concessione di patrocinio gratuito all'associazione Gaia per la realizzazione di un'iniziativa presso il di infanzia comunale di Via Guerzoni 40. La parola al presidente della commissione educazione Antonello Consolo. Andiamo fuori. Grazie Presidente. Onorevole consiglio all'associazione Gaia. L'associazione Gaia, iscritta al registro del volontariato dal 2011, opera sul territorio di zona 9 da diversi anni, in particolare gestendo il mercato. Cortesia, qui alla mia sinistra sento un brusio eccessivo, se avete da discutere potete uscire, grazie. Che si tiene ogni domenica del mese in piazza Pieve. L'obiettivo del mercatino è di dare la possibilità agli iscritti all'associazione che lo desiderino di vendere o scambiare le proprie cose e le proprie creazioni. L'associazione intende reinvestire i proventi di tali iniziative in zona 9. È stato scelto pertanto di utilizzare i fondi per imbiancare il nido comunale di Via Guerzoni, che si trova nelle vicinanze dell'area in cui si svolge il mercatino domenicale, come la richiesta dell'unità educativa 71 nella figura della PO, signora Miriam Bertagliola. In futuro l'associazione intende favorire la collaborazione dei genitori donando materiale di consumo e a questo scopo affronterà un apposito progetto per dare continuità a questa iniziativa. L'associazione garantisce anche di operare nell'ottica di una collaborazione disinteressata tra pubblico e privato,
senza chiedere in cambio nessun tipo di promozione pubblicitaria o di ritorno economico da questa donazione liberale. In considerazione della sua valenza sociale, si propone di attribuire al progetto il patrocinio gratuito. Desideravo solo aggiungere una cosa, cioè che i materiali che vengono utilizzati sono stati sottoposti a preventiva approvazione da parte degli uffici tecnici nella figura del direttore Sardella. Grazie. Il capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. No, semplicemente, per ringraziare chiaramente, purtroppo non è presente l'associazione che dopo ormai svariati anni, non so, sono arrivati nello scorso mandato, saranno almeno 4 anni, 5 anni che opera ormai con il mercatino della Bovisa, quest'anno finalmente è riuscita a fare quello che si era proposto sin dall'inizio e dalla nostra delibera favorevole per la costruzione del mercato, ovvero tra i motivi per i quali noi abbiamo concesso all'associazione la possibilità di fare il mercato alla Bovisa, che comunque doveva destinarne gli utili per scopi sociali all'interno degli utili che derivano dall'attività devono essere reinvestiti, questo ci era stato detto, per scopi sociali all'interno dell'isola. E finalmente dopo tanti anni, questo purtroppo per loro lì, di gravi difficoltà economiche li portavano sempre a chiudere in perdita in passivo il loro bilancio, finalmente quest'anno l'iniziativa che noi territorialmente abbiamo deciso di avallare anni dietro arriva al suo compimento, per questo volevo ringraziare l'associazione. Grazie. Grazie capogruppo Perego, vicepresidente Lo Consolo. No, solo per precisarvi, però non è la prima volta che l'associazione elargisce le donazioni, perché anche in altre occasioni lo ha fatto, diciamo, in modo un po' informale rispetto a scuole che chiedevano dei fondi. In particolare ha fornito per esempio materiale, appunto, sempre per quanto riguarda la verniciatura, ha fornito materiale gratuito alla scuola di Via Veglia. È un'occasione che conosco perché appunto ho messo io in contatto l'associazione genitori con l'associazione Gaia. Adesso intende formalizzare questo percorso e poi formalizzerà quello seguente, perché in questo caso interviene proprio anche con la manodopera. Successivamente desidererebbe proprio per diffondere di più il beneficio a un numero superiore di scuole fornire il materiale, cioè in sostanza le latte di vernice, e poi lasciare il compito della imbiancatura alle famiglie che si rendessero volontariamente disponibili, come già peraltro succede in numerosissime scuole della zona 9. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Ma io mi sa che voto contro. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 32, contrari 3, astenuti 2, approvato. Mettiamo in votazione immediata seguita. Non dici niente. Siamo in fase di votazione di immediata eseguibilità. Adesso quando voti ti preferi. Chiudiamo la votazione. Quando c'è il flu. Chiudiamo la votazione, presenti 28, favorevoli 28, contrari 8, astenuti 0, no scusate, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, concessione di patrocinio gratuito all'Associazione Culturale Le Mons per la realizzazione di un festival letterario. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Sanini.
Grazie Presidente, vado a leggere per nessuno i capi la il Consiglio è in data 9 maggio 2013, sono riunite congiuntamente le Commissioni Cultura e Commercio e Attività Progettive, hanno esaminato la proposta in oggetto. L'iniziativa prevede la realizzazione del primo festival della libreria diffusa nel quartiere di Via. Le tante librerie del quartiere si mettono in rete e offrono ai propri abitanti un salotto letterario in piazza del Tuso, antico cuore della Libusa. Gli autori saranno chiamati a confrontarsi sul tema della trasformazione della città e dei suoi quartieri, su quanto lo scenario urbano entra in vivo del racconto degli scrittori attraverso i più vari strumenti di espressione artistica, la penna dell'autore, l'obiettivo del fotografo, il pennarello dell'illustratore. La manifestazione sarà realizzata il 26 maggio alle ore 17. È previsto un momento dedicato ai bambini con illustrazioni dal vivo dell'illustratore Aru e seguiranno poi incontri e più voci con gli scrittori Giovanni Giondino, Paolo Cognetti, Gerardo Fontana, il fotografo Marco Larocca, il musicista Francesco Bianconi, l'architetto Fabio Prevettoni. Modererà Paolo Maggioni, conduttore di Caterpillar Radio 2, illustrerà la serata gli artisti Goran e Ragù. Alle ore 20 daremo per offerta a tutti i cittadini un momento conviviale con artisti. Le commissioni congiunte, conoscendo il progetto una particolare rilevanza culturale e creativa, approvano a maggioranza. La concessione del patrocinio gratuito, l'utilizzo della civica fanteria nel limite del comitato del padre assegnato al settore della zona 9, per la realizzazione di volantini a pubblicità e eventi con l'onere per l'associazione e redazione della locandina, l'utilizzo a totale scopo dell'occupazione del suolo pubblico, qualora fosse disposto dagli uffici competenti del fondo compensativo cosa, nei limiti delle comunità attuali del fondo di carico della zona 9. Inoltre la Commissione chiede alla direzione centrale entrata in lotta revisione del settore gestione occupazione del suolo con tasso SIT, servizio occupazione del suolo e sottosuolo pubblico, di valutare la possibilità di procedere all'esenzione del canone COSA, sulle quali sussistono i presupposti di legge e regolamento, essendo l'evento totalmente gratuito e con una caratterizzazione culturale di aggregazione senza alcuna vendita. Voglio adesso onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Consigliere Giuseppe. Grazie Presidente. No, io volevo chiedere un'informazione dal punto di vista della cosa, perché continuiamo a dare la cosa però senza sapere quanto è rimasto e fino a quando potremo continuare a darlo. Cioè se il nuovo budget per la cosa viene assegnato a metà giugno, se non ho capito male, sarebbe utile sapere in questo momento quanto c'è rimasto in cassa e quindi se possiamo ancora dare alle associazioni che ce lo chiedono questo contributo. Grazie. Grazie consigliere Annusei. Presidente Quadrociocchi. Sì, noi abbiamo anche nelle precedenti commissioni votato lo schema per quanto riguarda il finanziamento COSAP che è stato tra virgolette rimpolpato da un mese e mezzo fa dall'assessorato e sostanzialmente da Sindaco di Puglia. Abbiamo avuto altri 5.000 euro, ovviamente un budget limitato rispetto al budget dell'anno scorso e che equivale alla seconda trimestralità. Sostanzialmente abbiamo coperto i primi tre mesi con 5.000 euro e i secondi tre mesi con 5.000 euro. Rapportando alla richiesta formulata dall'associazione culturale, questa la quota di budget che rimane può coprire integralmente questo. Vi farò avere comunque per la settimana prossima tanti gli uffici che sono assolutamente con gli uffici competenti e molto precisi il budget che ci rimane per quello che riguarda il primo semestre, quindi tenendo conto che nel secondo semestre speriamo che dopo il bilancio arrivino altri fondi. Grazie, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, 0 approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Un po' di buca che siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione.
Chiamo la votazione. Presenti 27, numero 27, 0, 0, 0. Passiamo al punto successivo, punto numero 5, concessione di patrocinio gratuito alla banda d'acqua per iniziative di rete festeggiamenti del Centro San Felice Anniversario. L'associazione genitori Scaloria per l'iniziativa denominata Ottava Marcia di Primavera. La parola al presidente della commissione sport, Gianfranco Rossi. Grazie. C'è Paolo Pini. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi il mercoledì 8 maggio 2013, ha preso in esame le richieste di patrocinio gratuito presentate dalle associazioni di seguito elencate e relative alle iniziative specificate. La banda d'Afori. La banda d'Afori, la banda, oltre ad essere un corpo musicale che diffonde musica bandistica da oltre 159 anni, è soprattutto un punto di riferimento non solo per la zona 9, ma anche per l'intera città di Milano. La fama nuovo decennio ha portato in zone, lo spirito della commissione si è potuto far conoscere la banda d'Afori anche negli altri quartieri della nostra zona, in parte riuscendoci, anche se con qualche difficoltà. Il corpo bandistico eseguirà un concerto, saggio di fine anno, dei suoi allievi, i giorni 22 e 25 maggio. Il 22 maggio è per una giornata di prove e il 25 maggio proprio si terrà proprio il concerto presso l'Auditorium La Granda. La commissione, ritenendo l'iniziativa interessante, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito, l'utilizzo della stamperia civica per la realizzazione di locandine, manifesti per la pubblicizzazione dell'evento nei limiti della disponibilità del budget assegnato alla zona 9, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Terzo, l'utilizzo gratuito dell'Auditorium La Granda per la realizzazione del saggio di fine anno al allievi della banda d'Afori per i giorni 22 e 25 maggio 2013, previa disponibilità da parte del settore zonico. Due, associazione genitori dell'Istituto Comprensivo di Via Scialoia. L'associazione organizza per il 25 maggio 2013 l'ottava marcia di primavera. La marcia non competitiva vedrà il coinvolgimento degli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Via Scialoia e sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. La marcia di 4 km coinvolgerà i quartieri di Afori e di Guarda, attraversando il Parco delle Favole e attraversando la passerella ciclopedonale di Viale Vico Fermi, una parte del Parco Nord. La Commissione, ritenendo l'iniziativa interessante, ha deciso di concedere il patrocinio gratuito e l'utilizzo della civica stamperia per la realizzazione delle locandine, manifesti per la pubblicizzazione dell'evento nei limiti della disponibilità del budget assegnato al settore zona 9, con l'onere per l'associazione proponente di farsi carico della redazione della locandina pubblicitaria. Voglio pertanto con questo onorevole consiglio approvare le iniziative sopra descritte. Grazie. Grazie, mettiamo in votazione. Tardi, troppo tardi. Oh, c'è lo sportello al sangue. Allora, deve essere presentato, siamo in fase di votazione, quindi chiudiamo la votazione. Come avrete avuto modo di notare, non è inserita l'immediata eseguibilità. Per errore materiale durante la convocazione, la stesura della convocazione. Va da sé che se non ha l'immediata eseguibilità, la banda d'Afori e l'altra iniziativa dell'associazione non avrà modo di essere realizzata. Il Presidente Ufficio aveva predisposto un emendamento per chiedere appunto l'immediata eseguibilità. Si è scoperto una.
No, era solo per questa spiegazione che ha dato lei. L'emendamento l'avevo già preparato durante i lavori della commissione sulla sicurezza, proprio perché avevo visto che mancava questo. Per cui sono a chiedere per questa delibera che si possa approvare la immediata esibilità, come spiegava appunto la Presidente. Proprio per un errore mio che era su più fuori le sue. Consigliere Ferrari. Cosa facciamo? Grazie Presidente. Il Presidente Tucci, ma proprio lei che solitamente è così attento ai lavori degli altri presidenti. Anche i geni ogni tanto sbagliano. Facciamoci il testo. Non è meglio sbagliare su questo che su tante altre cose. Ha perfettamente ragione, poi magari mi fa vedere il tema. Presidente Tucci, l'immediata esecutività, ma l'immediata esecutività di che cosa si sta facendo? Ma come fa a dimenticarsi l'immediata esecutività? Una volta, dopo tutte quelle che fa gli altri presidenti, lasciatecelo. Comunque, allora, pura. Intervenendo comunque, se non disturba nessuno. Ma disturba di me! Personalmente non avrei nessuna difficoltà, perché ritengo sicuramente importante che passi immediata esecutività su questa delibera, quindi se non ci sono vizi di forma, anche se la delibera ormai è stata votata e chiusa. Però lei ha facoltà di possiamo lasciare intervenire il consigliere Ferrario senza commenti sotto foto abbastanza fastidiosi. La facoltà di negare la verità assoluta, consigliere Tucci. Comunque, se non ci sono vizi di forma, parlo a titolo personale, non conoscendo la posizione del gruppo, però ritengo che possa essere assolutamente condivisa. Io posso stringere finire l'intervento, quindi riteniamo che possa essere accolta la richiesta del consigliere anziano Tucci. Dottor Seris. Mettiamo in verbale, non c'è nessun tizio di forma, se non procede. C'è la nostra. Mettiamo in votazione. La votazione non era stata chiusa. Mettiamo in votazione l'emendamento. E inserire nella ricorso al TAR. Non ci vota. Siamo in fase di votazione. Nessuno deve vedere. È caduto il sistema sulla banda d'aria. Sempre acceso. Chiudiamo la votazione. Siamo in Bulgaria. 137, favorevole 137 contro 0, 0 approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Maggioranza pubblica. L'emendamento. Altro?
Vota, vota. Tucci, vota. Franco. Siamo in fase di votazione di mediate eseguibilità. Chiudiamo, chiudiamo la, la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, votare 0, senti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Punto 6, parere relativo alla sostituzione edilizia parziale e demolizione delle circolazioni con cambio d'uso da ufficio residenza per l'immobile in via Bonatti 17 Baradì. La parola al presidente della commissione territorio. Allora, si breve. La commissione territorio, a seguito della riunione tenuta il 13 maggio 2013, esaminando la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito alle opere sostituzione edilizia con parziale demolizione e ristrutturazione con cambio d'uso da ufficio a residenza per l'immobile di via Imbonati 17 barra 2. Trattasi di un intervento di sostituzione edilizia con parziale demolizione, parziale ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da ufficio a residenza per l'immobile di via Carlo Imbonati 17B. Del complessivi 3 piani fuori terra di superficie lavora di pavimento di 355,32 metri quadri e per 7 nuove unità immobiliari residenziali. Si tratta di un immobile collocato all'interno dell'isolato che affaccia sul tratto interno della via Fondoceco e limitrofo ad altri interventi edilizi in corso di realizzazione. L'intervento che è realizzato in corso della legge regionale 4 del 2012 detta piano casa. La commissione territorio ha valutato positivamente il progetto, ritenendo lo stesso meritevole di approvazione dal punto di vista del suo inserimento socioambientale nel contesto del tessuto urbano del quartiere di Via Imbonati. Voglia pertanto con questo onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla commissione. Grazie. Capogruppo Melone. Grazie Presidente. No, volevo dire solo una cosa, che io sono andata a vedere quest'area e ho provato disagio di fronte al fatto che lì si sta costruendo di tutto e di più. Noi veniamo richiesti di un parere su un edificio ospedale, che è proprio una, diciamo, un piccolo cieco all'interno del quale ci sono lavorazioni e costruzioni, ci sono questi edifici di origine industriale, c'è un campo, ci sono delle abitazioni ristrutturate, delle abitazioni da ristrutturare e c'è ancora un vecchio deposito. Allora, mi dispiace che noi veniamo richiesti di parlare su cose essenziali, non sull'aspetto essenziale che è la riunificazione dinamica, dove ci sono varie attività e dove ci sono state varie attività, rispetto al quale non sappiamo quali sono, spesso posto la questione della qualità dei suoli e della qualità dei suoli. Qui ci sono state attività industriali, non sappiamo qual è la qualità dei suoli, la qualità favorevole allora io per queste ragioni per esprimere il mio disagio non farò ci trovo la votazione. Grazie capogruppo Melone, mettiamo in votazione. No, non è vero, io non ho fatto dichiarazione di voto, non ho fatto dichiarazione di voto, non ho fatto dichiarazione di voto. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, senti 0, approvato. Procediamo al punto numero 7, valutazione delle proposte emerse della seduta del Consiglio di Zona 9 dei ragazzi e ragazze relativa alle strutture da collocare nei parchi, alla loro intitolazione e dalle eventuali e dalle iniziative da svolgere durante le feste di via. Prima di dare la parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Rocconto, vi segnalo che la relazione deve essere firmata anche dal Presidente della Commissione Comunale Quattro Ciocchi e Ambiente Motta, perché appunto, le commissioni sono state convocate in maniera congiunta. Presidente Rocconto.
Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, la consigliera Giovanna Mizzao dell'interno del Consiglio di Zona 9 per il Consiglio di Zona 9 dei ragazzi e delle ragazze segnala che a seguito dell'incontro del 21 marzo 2013 i ragazzi e le ragazze del progetto hanno evidenziato alcuni problemi presenti nella scuola e in alcuni casi hanno fatto delle proposte. Estendere il divieto di fumo già presente nelle aree verdi frequentate da bambini e anche negli spazi scolastici, specialmente all'entrata delle scuole. Effettuare una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari di cani affinché gli spazi verdi e i marciapiedi ritornino ad essere fruibili per tutti. Arredare spazi verdi con giochi anche per femmine e per ragazzi, non solo giochi per bambini, scusate, i campi da calcio e o basket, inserire anche campi di pallavolo, prevedere delle feste di via di quartiere momenti per bambini e ragazzi, inserire negli spazi abbandonati dei luoghi per ragazzi. Le proposte fatte dai ragazzi evidenziano l'attenzione alla zona e il desiderio di vivere il territorio come protagonista. La consigliera Mizzao ha pertanto coinvolto le commissioni interessate nella speranza che siano prese in seria considerazione le istanze di giovani consiglieri per poter dare delle rapide risposte operative. Le commissioni ambiente, commercio e attività produttive ed educazione del Consiglio di Zona 9, riunitesi congiuntamente, hanno analizzato le proposte e le istanze emerse dal Consiglio di Zona dei ragazzi e delle ragazze e hanno convenuto a maggioranza di proporre l'utilizzo della cartellonistica presente in alcune aree gioco dei giardini di Milano con divieto di fumo anche nelle aree antistanti le scuole, a partire dalle primarie e dai cortili interni. Ideare con l'aiuto dei ragazzi e con il supporto di esperti volontari una campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani attraverso la realizzazione di un'apposita locandina da affiggere davanti alle scuole e in alcuni luoghi pubblici particolarmente colpiti dal fenomeno. Favorire nelle future scelte relative ai parchi pubblici, a partire dalle zone di prossima realizzazione, la creazione di aree dedicate alla pallavolo e a questo scopo attrezzate. Subordinare l'accettazione delle proposte delle associazioni relative alle feste di via e di quartiere alla garanzia che siano dedicati momenti ricreativi per adolescenti e bambini. C'è qualche errore, adesso ve lo segnalerò. Si è inoltre deciso di dare seguito alla delibera relativa al Consiglio di Zona del rinnovo dei ragazzi e delle ragazze della scorsa consigliatura relativa ai nomi da assegnare agli spazi verdi, inserendo tra le proposte per le prossime deliberazioni alcuni dei nomi che allora erano emersi dal lavoro dei giovani consiglieri, nomi che trovavano ispirazione nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma pertanto, eccetera, vi segnalo che c'è un errore, una ripetizione. Al punto 4, dedicare momenti che siano dedicati momenti ricreativi invece che dedicati ad per adolescenti e ragazzi. Poi nella pagina precedente c'è e sono convenute nella quart'ultima riga, l'ultima riga invece hanno convenuto. La maggioranza di eccetera. Grazie Presidente Lombroso, lo mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione.
Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, assenti 0, approvato. Passiamo al punto 8, proposta di integrazione di alcune strade, vie ed aree verdi della zona 9. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Motta. Le commissioni ambiente e territorio, riunitesi congiuntamente nei giorni 9 aprile e 7 maggio, a maggioranza hanno valutato, proposto ed infine approvato favorevolmente l'idea di richiedere l'intitolazione di alcune vie, strade e aree verdi per la zona 9. Per quanto concerne la viabilità, sono stati individuati i seguenti 5 tratti di via privi di toponomastica: la strada senza uscita con accesso da via Cannero, che si estende parallelamente a nord della stessa, costeggiando il rilevato ferroviario; la strada che attraversa il Macechini Center, che collega via Monati e via Crespi; la nuova strada veicolare senza uscita, che però prosegue il contratto ciclopedonale da via Taccioli, nei pressi dell'ex passaggio a livello, fino alle stazioni di interscambio di Acquari Ferrovie Nord ed M3; il piazzale Ipogeo a sud della stazione di Acquari Ferrovie Nord e il piazzale situato sul retro della stazione Ferrovie Nord Milano della Provisa, opposto a piazza Altieri. Le commissioni condividono e sostengono la proposta fatta pervenire a questo Consiglio di zona in data 7 maggio con protocollo generale qui indicato e firmata da circa 175 cittadini, che chiede l'intitolazione della strada che porta alla stazione di interscambio di Acquari per via nord del M3 alla banda d'Acquari, che proprio quest'anno celebra 160 anni dalla sua fondazione. Inoltre, intendono anche indicare alcune possibili ipotesi di nominativi che potrebbero essere prese in considerazione per queste, come per le prossime intitolazioni, relativamente ad alcuni quartieri della nostra zona. Per il quartiere Acquari, intitolazione a Filippo Migliavacca, non leggo la biografia, la sintetica biografia. Per il quartiere Acquari, Isola Bicocca, a Giuseppina Pina Re. E per i quartieri Bergamo Budisa, a Maria Luisa D'Amelio. In merito all'intitolazione di alcune aree verdi della zona, invece, sono state eseguite tre diverse modalità di approccio. La prima: da un lato sono stati individuati alcuni parchi per i quali si chiede di avviare l'iter di intitolazione ad un personaggio particolarmente legato al quartiere e che si è distinto per propri meriti o per una serie di iniziative e azioni rivolte al bene dei propri concittadini. Le commissioni, nella convinzione che diversi luoghi e spazi pubblici sono attraversati da storie e vicende personali o collettive che contribuiscono a modificarli e trasformarli nel corso del tempo, hanno conseguentemente espresso la volontà di promuovere una raccolta di firme presso il quartiere Comasina per richiedere che i giardini di via Corni vengano intitolati a Elio Grillone, e anche qui c'è una breve biografia, e indire una raccolta di proposte per intitolare il nuovo giardino via Pozzo Bonelli ad una donna del quartiere di Niguarda. 2. Si vuole poi indicarne altri che, per ampia frequentazione e buon apprezzamento, per ricchezza di attrezzature disponibili o semplicemente per permetterne una migliore individuazione dal momento che sulla stessa via ne esiste più di uno, meriterebbero di avere una propria denominazione. I giardini di via Monterotondo, via Repubblico Testi, via Grimm, via Stesani, via Zanoni e poche per via Ciscotti. Ed infine si intende richiamare la delibera di questo Consiglio di zona 9, 125 del 2010, che recepiva le proposte formulate dall'allora Consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze e che formalmente richiedeva all'amministrazione centrale di valutare ed accogliere la proposta fatta dai piccoli consiglieri di dare un nome ad alcune aree verdi attrezzate vicino alle loro scuole, facendo riferimento ai concetti espressi in uno o più articoli della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Si avanza nuovamente la richiesta di provvedere alla titolazione di almeno uno delle aree individuate da ragazzi come da delibera citata. Grazie Presidente. Fanno notare che il Ercocrate in Comasina è un alcolizzato. No, e anche Silvia, sì, scopri che Ciccotti era in Comasina. No, io invece volevo informare del fatto che noi durante la commissione avevamo fatto, almeno io ho fatto la proposta anche di dare, mettere nell'elenco anche i nomi di sottopassi di passerelle. Per esempio c'è quella molto bella tra, che collega il parco delle favole al parco nord, c'è la passerella di Taccioli e c'è il sottopasso di
via Dora Valli. Quindi chiedo al Presidente come mai non è stata fatta questa, non è stata inserita questa proposta. Poi c'è, ci sarebbe anche, a me non sembra che abbiano un nome, la piazza di fronte all'uscita delle Ferrovie Nord in Bovisa, Ferrovie Nord, la piazza alta dove vengono parcheggiate le biciclette, non mi sembra abbia un nome, non mi sembra che sia stata mai dedicata, quindi potrebbe essere anche una proposta quella di, proprio di dedicarla a Mary Danelli. Grazie. Presidente Quattrociotti. Sì, io non so se può fare un'integrazione rispetto ai comuni dedicati a altri giardini, altri parchi. Mi sarebbe credo sia possa essere considerata interessante la denominazione per dire Ippocrate Cicotti, che è il giardino della Tomasina, dedicata a Franco Basaglia, che voi sapete che ha rivoluzionato il potere della psichiatria in Italia, e credo che sia una persona che assolutamente meriti di essere tra ricordata con una delle famiglie. Grazie Presidente Simi. Sì, dunque allora vediamo. Provo a rispondere a entrambe le interventi. Allora, per quanto riguarda la questione dei sottopassi e delle strade, eravamo anche arrivato. Io preferirei su questo tema magari pensarci un attimo, approfondiamo l'argomento, non nulla ci vieta di una prossima seduta che commissione valutare questa cosa, anche perché in questo momento siamo delle idee molto chiare sulle vie e sui canali, sulle passerelle magari, siccome non sono solo quelle che abbiamo menzionato adesso, ci sono anche altri itinerari, magari lo facciamo con un attimo più di approfondimento e riusciamo a dare un servizio migliore ai nostri quartieri. Per quanto riguarda il discorso del consigliere Quattrociotti della proposta di Basaglia, noi abbiamo individuato, che d'altronde si vede anche nel nostro rapporto, di indicare nomi che fossero nomi legati al territorio, proprio perché nomi diciamo di livello milanese o nazionale comunque fanno parte di quel bagaglio e comunque dell'elenco che il comune ha per dare un'interpretazione delle vie. Quindi il nostro sforzo che abbiamo fatto, a cominciare ad esempio del Grillone, tanto per fare nomi, o Merida Meglio, o Giuseppina Pinare, o Filippo Migliavacca, sono tutti personaggi legati al territorio, che sono nati, che sono vissuti in questi nostri quartieri. Per cui ci siamo limitati a questo e pensiamo in questa fase che sia giusto continuare così. Cioè, noi come persone di zona diamo questi tipi di indicazioni. Per cui mi sembra abbastanza chiaro, in assoluto, il consigliere Quattrociotti e la commissione, però era questo, se no avevamo anche altri consiglieri che hanno proposto altre esatto, sono Pancini piuttosto che altri. No, ma l'avevo capito, ma anche la lettera di Montalcini aveva una giustificazione perché comunque aveva lavorato anche alla Bicocca, però voglio dire, la criteria è stato questo, cioè individuare nomi di cittadini che in qualche modo sono distinti nei nostri quartieri, o perché sono nati o perché hanno fatto la loro attività. Grazie. Grazie, consigliere. Sì, non ho avuto nessuna risposta riguardo alla piazza della Bovisa e sarebbe probabilmente utile farlo nella delibera perché c'è una lapide proprio in piazza Alfieri, quindi sarebbe bello invece, visto che c'è una proposta, poter dare anche già una soluzione alla proposta che facciamo al settore. Grazie. Presidente Simi, e poi andiamo in votazione. Sì, no,
a questo punto do un, faccio una retica velocissima. Non siamo certi che il, diciamo, il piazzale e l'elevazione sia pubblico, ma sia di probabilmente solo no. Approfondiamo e dopodiché eventualmente integriamo. Grazie. Ci stanno sempre abusivamente per avere tempo con la macchina. Chiudiamo la votazione. Una doverletta è un lavoro che si compie ormai da un anno, abbiamo fatto più di almeno 4 incontri, per cui si è avuto modo di integrarla in più occasioni, l'elenco è comunque allegato, sostanzialmente abbiamo diviso 2 elenchi in modo che possano essere inviati distintamente a chi si occupa di demanio e a chi si occupa di verde, secondo le necessità. Sarà comunque, è tutta la sua intenzione proprio venire tutte e due le cose da fare i settori. Grazie, mettiamo in votazione. Ricordo che funziona neanche lo display. Nel ricordo che c'è anche la mozione presentata inizio serata sul dolce del giardino. Siamo in fase di votazione. Consiglieri scrutatori, grazie, controllate. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, assenti 0, approvato. Allora, passiamo all'ultimo punto che è la mozione urgente, intitolazione del giardino di Piazza Bellumeso da Alessandro Carolè, da Daniele Carrella e Armando Masini, vittime di una brutale ricetta violenza. Non la leggerò di nuovo perché non l'hai presa come inizio serata, peraltro è stato sottoscritto da tutti i consiglieri e quindi se non ci sono interventi mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, assenti 0, approvata. È l'ultimo punto di discussione. La seduta è chiusa, voglio però ringraziare tutto il Consiglio, tutti i consiglieri per l'estremo rispetto e serenità con cui si è affrontato questo Consiglio, nonostante le criticità emerse all'inizio della seduta del Consiglio. Grazie davvero a tutti. Vincenzo,